Epilessia. Ne parliamo con il dottor Saverio Luzzi, specialista in neurologia e in neurofisiopatologia. Allora, l'epilessia è una parola che sentiamo, che voglio dire è antichissima, no? Come patologia. Sì, anche la parola è antichissima, deriva dal greco epilambanein, colpire da sopra, come se uno fosse colpito da qualche cosa, no? Quindi non è una patologia recente, ma è una insomma, patologia, ne ha sofferto tra le più anche, antiche, ecco, ne hanno sofferto grandissimi personaggi nel passato. Probabilmente anche Giulio Cesare, per esempio, ecco. Tanto per dirne uno. Però ecco, è una patologia che è conosciuta dall'antichità perché nella sua manifestazione è abbastanza clamorosa, soprattutto certe forme di epilessia. Certo. No, certi soggetti che hanno crisi generalizzate sono soggetti che cadono per terra, si agitano, si sbattono. In passato venivano ritenuti posseduti da demoni, venivano ritenuti soggetti che avevano a che fare con la divinità e quindi anche per questo si è prolungato fino ad oggi una specie di stigma sociale nei confronti dell'epilessia. Mm-hmm. Questo è importantissimo, questo aspetto, diciamo uno degli aspetti psicologici più importanti, perché spesso l'epilessia prende bambini. Allora, un bambino che viene stigmatizzato, che è diverso, che non può fare certe cose o certe cose viene visto male dai... O prendere dei farmaci, insomma, o prendere dei farmaci, orari, è chiaro, eccetera. Che viene un pochino... E questo è una cosa, un motivo giusto per parlarne in televisione, perché in realtà è una patologia, è una malattia come un'altra, è una malattia che si cura bene, si affronta bene, si può reagire molto bene, può avere uno sviluppo completo e totale della personalità sia del bambino che anche poi quando diventano adulti. Quindi è importante trasmettere messaggi positivi su questo argomento. Però se da bambini si manifesta, no? da piccoli, si può guarire nell'arco del tempo? Si può anche guarire dell'epilessia. Diciamo che è una patologia che ha evoluzioni molteplici, tra cui è contemplata anche la guarigione. Quindi ecco, non è che è per forza una, specialmente se affrontata da bambini è ancora più semplice forse, no? Nel senso che le forme da bambini, non tutte, quelle un pochino più blande, passi il termine. Esatto, passiamo, diciamo pure così, quelle un pochino più blande ovviamente hanno una prognosi migliore. Come tutte le cose, ci sono malattie più gravi, meno gravi. Però ci sono epilessie che si manifestano da piccoli, però ci sono epilessie che si manifestano anche in tarda età. Sì, e questa è una prima distinzione importante, perché le epilessie che si manifestano da bimbi sono generalmente di natura genetica. Le epilessie si manifestano in età adulta, sono sempre definite, quasi sempre, secondarie. Cosa vuol dire secondarie? Dipendono da qualcos'altro, che può essere delle ischemie cerebrali, può essere anche una situazione tipo per esempio un tumore cerebrale. Quindi ecco, sono sempre da vedersi con molta cautela e attenzione. Sempre in questi casi si cercano di fare degli esami clinici prima di tutto e poi successivamente strumentali approfonditi. È molto importante questo. Non trascurare l'epilessia in età adulta è molto importante. Detto questo, c'è una si manifesta questa crisi e quindi voglio dire si capisce che è epilessia, per fuggire subito dal medico, andare subito dal medico. Sì, questo . Su questo non c'è dubbio sia da bambini che in età adulta. Diciamo che l'epilessia è una malattia un po' sfuggente insomma nella sua manifestazione, perché ha tantissimi tipi di manifestazione, perché in realtà la definizione di epilessia è semplicemente un fenomeno parossistico, cioè improvviso, acuto, super acuto, che può però coinvolgere qualsiasi sistema del sistema nervoso centrale, qualsiasi sistema all'interno del cervello. Mm-hmm. Quindi, per esempio, potremmo avere delle crisi epilettiche che sono globali, si chiamano generalizzate, e queste generalizzate, la più classica, la cosiddetta tonico-clonica, e questa si manifesta in maniera anche clamorosa, no? Sono soggetti che fanno un grande urlo all'improvviso, non sempre ma spesso, poi cadono per terra perché ovviamente perdono coscienza in quel momento e hanno prima una fase tonica, cioè i muscoli diventano rigidi, intirizziti, e poi una fase tonico-clonica in cui i muscoli, gambe e arti superiori si cominciano a muovere, si cominciano a contrarre ritmicamente. Poi anche la lingua mi sembra lingua è la fase finale, diciamo, del tutto, perché possono anche mordersi la lingua e possono anche, in questo caso di epilessia tonico-clonica, perdere le urine o le feci. Ecco, questa è la forma più clamorosa di epilessia, e è un'epilessia generalizzata perché coinvolge tutti i sistemi del cervello, tutto il sistema nervoso centrale. Cioè qui vediamo insomma delle brain, no? Sì, qui vediamo per esempio altre cose, vediamo per esempio come può cercare di stabilire da dove parte il focolaio epilettico. Questo può essere importante, queste sono immagini, no? Sono certo. Qui sopra una risonanza, sotto una PET, e sono importanti perché nell'epilessia, in certi casi selezionati, si può andare a fare anche della chirurgia.
questo ne parleremo successivamente, ma possiamo già accennare. Certo. La terapia dell'epilessia sono la grandissima parte dei casi farmaci, e questa è, normalmente si ottengono dei buoni, anzi spesso ottimi risultati, però ci sono alcuni casi selezionati in cui si riesce a identificare il focolaio da cui parte, perché c'è sempre una zona del cervello da cui parte. Ecco, una volta identificato questo focolaio si può toglierlo, fare l'ablazione del focolaio, e come si vede anche qui, ecco, si vede un focolaio sul lobo temporale, normalmente, cioè questo che ha col cerchietto bianco, con il cerchietto bianco, in quella zona lì appunto è il punto da cui parte, vedete quella strisciolina bianca, ecco, quella strisciolina bianca da sola è in grado di provocare. Quindi quella chirurgicamente potrebbe essere trattata. Tolta. Però deve essere una cosa molto precisa, perché è chiaro che se uno ha più focolai, se se ne togliono, certo, solo e restano gli altri, non si è fatto nulla, e in più si è dato al soggetto lo stress di una operazione neurochirurgica. Quindi abbiamo detto la diagnosi, nel senso come accertarsi, allora, la diagnosi se visto... è prima di tutto clinica. Sì. Poi oltre alla diagnosi clinica c'è quella strumentale, l'elettroencefalogramma è ancora lo strumento principe per quello che riguarda le epilessie, e poi ovviamente ci sono anche altri sistemi come risonanza e test neuropsicologici, tantissime altre cose. I farmaci? Allora, i farmaci, che diciamo, lei ha detto, sono farmaci essenzialmente di due tipi. Il farmaco per la crisi acuta epilettica, se uno è un soggetto in crisi acuta epilettica, allora ci sono benzodiazepine che vengono somministrate endovena, ma soprattutto i farmaci preventivi, questi sono veramente importanti, certo, perché il soggetto non abbia le crisi. Ecco, questa cosa oggi si può ottenere, ci sono farmaci molto efficaci e abbastanza tollerabili. Quindi fatta diagnosi si può, tra virgolette, avere una vita normale, quasi normale. E anche oggi si ha anche la patente, si può anche addirittura... Perché appunto dicevo, si può fare sport, si può avere la guida, sì, la patente con per la macchina. Con certe attenzioni, ma si può fare tutto, si può fare una vita normale. Quindi insomma, via i pregiudizi, perché ecco, si può... soprattutto via i pregiudizi, questa è la cosa principale. Cioè non è una condanna, è una cosa come se uno avesse un'altra malattia cronica, come può essere l'ipertensione, il diabete, certo, d'accordo, non fa piacere averli, però si può vivere una vita completamente normale. E io ringrazio il dottor Saverio Luzzi, ve lo ripresento, neurologo e specialista in neurofisiopatologia.